Alla luce di questi cambiamenti, secondo te dove sta la frattura, il gap, diciamo, tra gli utenti e chi produce effettivamente contenuti? Hai usato due parole che descrivono due approcci possibili per raccontare quello che sta succedendo. Da un lato, frattura, no? È evidente che c'è una frattura perché l'industria culturale, tutta l'industria culturale, come la conoscevamo, in qualche modo funzionava sull'idea che i contenuti erano scarsi e che bisognava pagare per avere i contenuti, no? In cambio ti davano un servizio, ti facevano trovare libri nelle librerie della tua città, ti facevano trovare i dischi nei negozi della tua città, ti facevano accedere alle informazioni che selezionavano. Oggi sta cambiando la grammatica culturale, oggi i costi di produzione e di distribuzione tendono a zero, tutti noi possiamo produrre e distribuire contenuti e tutti i contenuti sono allo stesso click di distanza. Il gap è un gap di educazione, noi non siamo socialmente ancora educati a navigare bene in questa abbondanza di informazione, in questa abbondanza di libri, in questa abbondanza di notizie. Non sappiamo riportare su di noi quel dovere, quella responsabilità di mediazione che abbiamo sempre delegato prima a quei pochi che attraverso l'industria gestivano la cultura. Se il mondo cambia velocemente, nessuno di noi ha il tempo di codificare il cambiamento, insegnarlo agli altri, farlo capire e farlo diventare un patrimonio culturale comune, no? Sembrerebbe che in molti casi, non sempre, l'attuale situazione premi più la quantità che la qualità. Pensi che sia vero? E se è vero, quali sono i modi, insomma, per riuscire a sostenere i contenuti di spessore? Ok, allora qui sono due problemi. Il primo è che ragioniamo un secondo sulla capacità di analisi su questi argomenti, perché le cose che noi vediamo accadere oggi non descrivono come accadranno fra un anno. Il ragionamento su queste cose a livello di modello di business va fatto sullo scenario, non sulle previsioni. Detto questo, io credo che le soluzioni che stiamo vedendo oggi sono molto meno che transitorie. Sono delle situazioni che stanno cercando di adattarsi a un momento, a una grammatica che ancora non abbiamo capito bene come funziona. La previsione più ragionevole che io ho letto e ascoltato negli ultimi anni è una previsione di Richard Nash, che è un grande editore indipendente newyorkese, una persona con una grande visione. E lui ragionava su un principio che alla fine è molto molto facile da intuire e che sarà molto difficile nei prossimi anni fare soldi vendendo dei contenuti. Questo perché evidentemente se tutti possono produrre contenuti, se l'accesso ai contenuti diventa così facile, diventa complicatissimo dargli un prezzo. Più a fondo, secondo me, la risposta è che il contenuto di qualità non eccellente, è un contenuto che diventa una pura commodity. Nel futuro, secondo me, dal punto di vista di chi lavora sui contenuti, premierà molto di più il lavoro autoriale, se vogliamo, la capacità di raccontare un mondo, di fare una curation ben fatta, la capacità di aggiungere del contesto, di mettere insieme anche, se vogliamo, fonti e analogie diverse, per dare al lettore una comprensione più ampia in modo che il lettore invece di doversela costruire risparmi tempo. Il tempo del lettore è una cosa che oggi ha un valore economico, no? Se riesci a lavorare in modo che il tuo lettore abbia un'ottimizzazione migliore tra il suo investimento di tempo e attenzione e il contenuto che tu gli dai, stai lavorando molto bene. Questo periodo di cambiamento in cui tutto effettivamente si distacca radicalmente da come venivano fatte le cose fino a anche soltanto pochi anni fa, gli editori cambiano il ruolo, cambiano effettivamente intrinsecamente il proprio ruolo e diventano più dei curatori che dei produttori. Sei d'accordo? Questa è una delle ipotesi. Il grande problema degli editori, prima di arrivare al ruolo, è quello di cercare di capire come sopravvivere oggi. L'editore che mi dà di più? Come mi garantisce di riuscire a vendere più libri? E anche qui negli Stati Uniti loro hanno questa capacità di trovare delle brevi frasi che descrivono un mondo in poche parole. Loro dicono: guarda, che il tuo nemico in questo momento non è la pirateria, non è tutto il resto. Il tuo nemico in questo momento è l'oscurità.
Cioè, come rendere visibili i tuoi contenuti in un mondo in cui tutti producono contenuti, no? E questo è il problema che gli editori devono risolvere. In questo scenario, pensi che la figura del curator effettivamente possa avere un ruolo importante? Pensi che diventerà effettivamente un altro pilastro in questa industria? Se tu volessi ricostruirti questo quadro da lettrice, oggi dovresti investirci, metti così, anche un pomeriggio di studio e di ricerca, no? Poi in realtà trovi una persona che ha fatto questo lavoro, che ti costruisce una buona curation, non si limita a darti la notizia, ti costruisce un quadro ampio, ti costruisce un percorso di navigazione all'interno delle informazioni e tu scopri che hai guadagnato tempo. Magari l'informazione non ha valore economico, ma per te, lettore, quel tempo ha un valore enorme, perché è la tua risorsa scarsa. Le piattaforme di curation cambieranno nel futuro? Come pensi che evolveranno? Ma io credo che in realtà, personalmente, da questo punto di vista, sono convinto che il valore della curation non è nello strumento, ma è nella capacità cognitiva, nei riferimenti culturali e nel metodo di chi la fa. Poi le piattaforme sono lo strumento che tu decidi di utilizzare, nel senso che una buona curation si può fare in maniera, secondo me, splendida, per come piace a me la curation, in un blog.